Ciao, questo vuole essere un video introduttivo all'uso dei rig. In alcuni dei video sul mio canale è già capitato di utilizzarli, per esempio in questo, che è la seconda parte di quest'altro video iniziale dove spiego come usare Blender, insieme a Mixamo per creare delle scene con dei personaggi e in questo caso i personaggi hanno un rig. Ho fatto anche questo video che si chiama Articolazioni facili senza rigging, nel quale appunto cerco di spiegare come comunque costruire un qualcosa di meccanico, di articolato senza usare un rig. Questo perché spesso è un argomento un po' complesso quello dei rig e si preferisce evitarlo. E quindi vorrei fare questo video per chi proprio non ne conosce niente, per vedere come possono essere utili e perché. Creato questa semplice gru, come nell'altro video che avevo fatto dei robottini, qualcosa che abbia qualche giunzione. Nell'altro video avevamo degli oggetti diversi. Potrei anche qui in Edit Mode separare tutti gli oggetti e se volessi adesso far ruotare questo, dovrei ruotarlo qui e quindi, come nell'altro video, avevamo creato una gerarchia. Ed ecco qui, adesso portando in giro la base, tutto quanto si sposta, ruotando questo si sposta. Questo è il metodo che avevamo usato dall'altra parte. Il rig mi permette non solo di non preoccuparmi di dov'è l'origine degli oggetti, ma anche eventualmente di manovrare un oggetto singolo, quindi senza averlo separato in pezzettini. Per ora mettiamo leggermente da parte questo oggetto e vediamo di capire come è fatto un rig. Si chiama anche armature, lo creo con il solito maiuscolo A ed è qui questa voce qua, armature. Di base Blender mi crea un'armatura che ha un unico osso. Questi pezzi dell'armatura si chiamano ossa. Le armature hanno l'object mode, l'edit mode e il pose mode. Per modificarle, per creare nuove ossa, eccetera, devo andare in edit mode. Quando sono in edit mode, posso selezionare le singole ossa. Se vado in edit mode col solito tab, questo è un osso, io potrei duplicarlo con maiuscolo D e averne due. Oppure quello che posso fare è prendere la sua coda, si chiama coda quella nella parte più a punta e testa quella nella parte più corta. La coda posso portarla in giro e vedete l'osso si ingrandisce di conseguenza. Posso portare in giro anche la testa. Posso selezionare l'osso e ruotarlo attorno al suo centro, oppure con questa opzione quassù, di solito le ossa si vuole ruotarle attorno alla loro origine, cioè alla loro testa. Comunque, anche se voi qui avete selezionato Median Point, quando voi selezionate la coda di un bone e premete la R per ruotare, vedete, riuscite comunque a ruotare. Se selezionate il centro, ruota rispetto al centro, ma se selezionate la pallina della coda, la rotazione avviene intorno alla testa. Se invece selezionate la testa, non si può fare alcuna rotazione. Portando in giro la testa è l'equivalente di ingrandire, cioè scalare con la S, l'intero osso, solo che appunto scalandolo bisognerebbe ricordarsi di andare a cambiare l'origine, invece possiamo semplicemente prendere la punta e portarlo in giro. Ogni osso ha un nome e è scritto qua sopra, vedete Bone 001, questo perché è il secondo che ho fatto, mentre se clicco su questo si chiama Bone e qui avete delle opzioni apposta per l'armatura che riguardano tutte le ossa, quindi questo omino qua, e queste sono opzioni che riguardano il singolo osso, tra cui tra l'altro anche il nome qui sopra. Quindi questo avrei potuto chiamarlo, per esempio, Bone 2, se non mi andava Bone 001. È importante dare i nomi, se no ci si perde. Si può creare una gerarchia, esattamente come per gli oggetti, anche per i bone. Ho selezionato lui, poi maiuscolo clic su quello che voglio che sia il padre, Ctrl P. Quando faccio un parenting tra le ossa ho due opzioni. Mi viene chiesto: vuoi che vengano collegate o vuoi tenere keep offset? Keep offset è quella che vi mantiene la situazione com'è, cioè viene creata la relazione di parenting, ma la distanza tra gli oggetti rimane la stessa. Quindi vedete, adesso se prendo il padre, lo porto in giro, al figlio non succede niente. Quindi è una relazione di parenting che lascia gli oggetti nella loro posizione relativa. Se invece avessi fatto Ctrl P con Connected,
l'osso viene collegato e quindi adesso quando ruoto il padre rimane collegato. Se prendessi questa parte qui e la porto in giro, vedete, le due ossa sono collegate esattamente come le ossa di uno scheletro, nel quale la mano è attaccata all'ulna e al radio, che sono attaccati all'omero, che sono attaccati alla spalla e così via. C'è un modo ancora più facile per creare una gerarchia. Adesso cancello questo osso con la X, posso cancellarlo. Se io ho selezionato un certo bone, in particolare magari appunto la sua coda, se premo la E di estrudi, posso tirare fuori un'intera catena di ossa. E se sono in edit mode, l'edit mode serve appunto a modificare una certa catena, una certa struttura. Ovviamente questa è una catena, ma io potrei, come ho fatto prima, creare un nuovo duplicato ed estrudere un altro elemento qui. Quindi possiamo creare quante ossa vogliamo, che ci sia o meno una gerarchia. Tra l'altro, la gerarchia è abbastanza leggibile qua, nel senso che si vede che c'è un bone. E quest'altro bone 004, se voi li cliccate, vengono selezionati, che sono fratelli, diciamo, non c'è nessuna relazione tra loro. Invece il primo bone ha come figlio bone 001, che ha come figlio bone 002, quindi vedete la gerarchia qui è leggibile nell'outliner. Quindi finché sono in edit mode, tutto quello che faccio modifica il mio rig. La cosa interessante è il pose mode. Nel pose mode la gerarchia rimane, ma io posso mettere in posa le ossa. Quindi, per esempio, questa volta se ruoto il genitore, tutti i figli gli vanno dietro, esattamente come quando muovo il braccio, la mano rimane attaccata al braccio e gli va dietro. Quindi questa, per esempio, è una gerarchia nella quale ogni genitore trasmette le sue modifiche ai figli. Anche la scala, cioè se io riducessi di scala questo, vedete, tutti quanti si riducono di scala. E anche posso cambiare la posizione. Se premo la G e provo a spostare, non succede niente perché è figlio di questo e quindi lui non può più spostarsi, deve rimanere attaccato. Invece se prendo il genitore e lo porto in giro, vedete, posso farlo. Posso farlo anche qui. Se torno in edit mode e creo una gerarchia tra questi due e quindi faccio di nuovo un parenting e scelgo keep offset, si è creata la situazione che abbiamo visto all'inizio, con questo che è figlio di quest'altro, ma in edit mode non me ne accorgo. In pose mode invece me ne accorgo perché vedete, questo figlio ha seguito i movimenti del genitore, solo che li ha seguiti a distanza. Quindi sono libero di portarlo in giro e di ruotarlo per conto suo, però il genitore gli assegna anche le proprie modifiche. Quindi se io scalo e rimpicciolisco questo, anche loro si rimpiccioliscono e così via. Mentre lui, ovviamente, può avere le sue modifiche che vengono, diciamo, aggiunte a quelle del genitore. Adesso, per esempio, che ho fatto molte modifiche, se tornassi in edit mode col tasto tab, lì vedo che le ossa hanno sempre la loro posizione iniziale. La posizione iniziale viene salvata, è quella in edit mode. E quindi qualsiasi variante che io faccia in pose mode è appunto una posa. Quindi immaginate uno scheletro ha una posizione neutra iniziale e poi tutte le altre sono pose possibili. Ma c'è sempre la possibilità di ritornare alla posizione neutra. Per tornare alla posizione neutra, io devo annullare tutte le modifiche. Quindi, per esempio, questo è grande perché l'ho scalato. Posso anche notarlo qui che è una scala di 2. Se io premo Alt S, annullo la scala. Se premo Alt R, annullo la rotazione. E se premo Alt G, annullo lo spostamento e quindi torna nel suo posto, ovviamente rispetto al genitore, nel suo caso, perché è un osso figlio e quindi non è esattamente dove si trovava in edit mode perché ha le modifiche del genitore. Se io annullo anche quelle del genitore, Alt G, Alt R, Alt S, vedete che queste due ossa sono tornate al punto di prima, le altre hanno ancora le loro modifiche. Quindi il modo più facile per ripristinare un rig è premere la posa di un rig, in pose mode è premere A per selezionare tutte le ossa e premere Alt G, Alt R, Alt S. In questo modo tutte le ossa sono tornate nella loro posizione originaria. Questo è le basi di un funzionamento del rig. Noi l'abbiamo visto di profilo. Ovviamente le rotazioni possono avvenire in tutte le direzioni. È anche possibile bloccare alcune rotazioni. Per esempio, appunto, se io no, non volessi che questo braccio possa andare di lato qui sull'asse X, mi basterebbe trovare qual è qui, provo a muovere un po' questi valori. Questa è la rotazione su quest'asse.
Queste su quest'altro, quest'altro, sono un po' difficili da leggere perché sono scritte in questo WXYZ. Allora, sono i quaternioni, senza andare sul tecnico, annullo tutte le rotazioni e vedete tutti i valori tornano a zero. Posso anche scegliere i soliti valori più leggibili. Proviamo prima con XYZ. Come vedete ci sono tutte le varianti, XYZ, XZY, sono solo ordini diversi. Vedremo che senso ha. Comunque, se scelgo XYZ, adesso posso provare sulla X. È questa rotazione. Ok, questa è proprio quella che non voglio. È sufficiente premere il lucchetto. Adesso che ho premuto il lucchetto, questa rotazione, se la forzo qui avviene, ma se provo con la R a farla qui, vedete, anche se mi metto qua e provo, non ci riesco. Allo stesso modo potrei cercare qual è, ecco, questa rotazione qui, la voglio evitare, la rimetto a zero, metto il lucchetto, d'ora in poi se premo R per ruotare, lui può ruotare solo qui. Quindi sono riuscito, diciamo, a dare delle regole al rig. Si possono dare moltissime regole. Questa è la più semplice, bloccare alcune trasformazioni. Come vedete, la posizione è già bloccata perché lui è figlio, quindi non può andare in giro, deve rimanere appiccicato. È un figlio connesso, quindi deve rimanere appiccicato. Invece, se prendessi questo, vedete, lui ha una posizione nuova che può avere. Ovviamente potrei bloccare anche altre cose. Se non voglio poterlo ingrandire, se io blocco completamente la scala, vedete, non posso farlo, però potrei anche cercare qual è l'asse che mi interessa. Ecco, per esempio, se su questo asse volessi poterlo allungare, niente di male, tolgo qui il lucchetto. Quando premo la S, vedete, riesco ad allungarlo e accorciarlo solo sull'asse che ho deciso io. Di default, le ossa hanno questa cosa dei quaternioni, potete cambiarlo con questi XYZ che sono quelli più classici ai quali siete abituati. Adesso annullo tutto quanto, annullo la rotazione, annullo la scala. Questi sono i principi base. Quindi, appunto, se per esempio questo fosse la base della gru, vorrei magari poter bloccare la sua rotazione. Quindi, magari scelgo XYZ, vado a cercare. Allora, sulla X non voglio che si muova, sulla Y sì, è quella che voglio, e invece sulla Z quindi sarà l'altra che voglio bloccare. E che succede? Che quando premo R ruota. Il mio consiglio comunque, per i bone che devono semplicemente ruotare in un solo orientamento, se per sbaglio, come in questo caso è capitato che sia il valore in mezzo, è meglio che non si trovi in mezzo in questa terna XYZ. Mettetelo per primo se è l'unico che si muove. Quindi, se l'Y è l'unico che voglio muovere, qua invece di XYZ Euler sarebbe meglio scegliere qualcosa che inizi per Y. Quindi, per esempio, questo YXZ. In casi di rig più complessi è meglio che non sia nel mezzo di questa terna l'unico valore che volete muovere, insomma. Se vado in Edit Mode posso ovviamente modificarlo, quindi potrei per esempio cancellare con la X questo osso e ovviamente l'ho cancellato. Posso anche spezzare delle ossa, quindi fare tasto destro e scegliere suddividi e queste sono diventate due. E quindi adesso in pose mode potrei ruotarle indipendentemente e quindi ottenere delle forme diverse. Quindi in edit mode ho varie possibilità, l'estrusione e anche la possibilità di suddividerlo in varie parti. Ora questo rig torno in object mode e lo cancello, lo ripristino la mia collezione con la gru. È meglio magari che quando fate un rig per qualcosa, l'origine del rig sia nella stessa origine dell'oggetto, insomma. Comunque, tra l'altro, questo non è un oggetto, sono più oggetti. Cominciamo a vedere come usare un rig anche con più oggetti. Quindi, se io adesso faccio maiuscolo A e scelgo di nuovo Armature, ho creato come prima l'armatura col mio primo osso. Se lo sposto, eccolo lì, è lì. Vedete subito il problema che mi viene coperta e in quanto armatura dovrei, come uno scheletro, metterlo dentro. Quindi, se voglio vederla ugualmente, nelle opzioni qua dell'intera armatura, nella voce Viewport Display, posso scegliere In Front. In questo modo lei sta sempre davanti, davanti a qualsiasi cosa. Qua potete anche decidere di mostrarla in modo diverso, invece che con questa forma ottaedro potete mostrarla con dei bastoncini o con altre forme che potrebbero essere meno invadenti quando poi la dovete muovere. Però quando la create in genere è meglio questa perché si vede chiaramente qual è la coda e qual è la testa. Vado in Edit Mode, quindi questo primo bone potrebbe essere la mia base e magari premo F2 dopo aver selezionato l'osso e lo chiamo appunto base. Notate che ha cambiato nome. Sposto l'elemento dove deve cominciare il figlio. Adesso da qui estrudo quest'altro osso che mi servirà appunto, per esempio, per la rotazione
base, posso dare che nomi voglio alle ossa, le sto chiamando così. Da questo uscirà fuori con la E, estrudo un altro osso e arrivo fino all'articolazione che vorrebbe essere questa qui. Quindi, come faccio visto che non la vedo bene? Intanto in cavity scelgo boh. Così riesco a vedere anche un'ombra attorno all'oggetto. Dovrei mettere questa qui sopra. Allora, ho varie strade. Esco dall'edit mode dell'armature, clicco l'oggetto, vado in edit mode, seleziono le facce, di qua e di là, porto con maiuscolo S il cursore esattamente quindi al centro di questa selezione. Ora che il cursore è lì, posso tornare qui selezionando questa pallina, sempre col maiuscolo S, posso dire selezione al cursore ed ecco che l'ho posizionata al posto giusto. Comunque, siccome mi dà fastidio che non riesca a vedere l'oggetto perché è coperto, ho un'altra opzione di visualizzazione che però in questo caso non è qui. Abituatevi con i rig, purtroppo, le cose sono sparpagliate in vari posti. Nel viewport display dell'intero oggetto armatura posso decidere di mostrarlo invece che testurizzato come wire. E questa opzione è per qualsiasi oggetto. Quindi, per questo dico, va assegnata all'oggetto armatura per intero. E quindi vedete adesso è diventata trasparente, diciamo, e riesco comunque a vederci attraverso. Questo è braccio principale e da qui estrudo diritto in questa direzione e questo sia il braccio secondario, così molto chiari. Per quest'altro, siccome magari mi è più comodo avere questo orizzontale, ma l'ultimo pezzettino lo voglio separato, posso fare come abbiamo fatto prima, creare un nuovo osso, quindi con maiuscolo A in edit mode mi aggiunge un osso perché è l'unica cosa che posso aggiungere a un'armatura, non esce nessuna opzione. Lo posso selezionare, lo porto dove voglio che cominci, poi porto la coda qua giù. Adesso questo, se guardiamo anche la gerarchia, non è, vediamo l'armatura, la base, che l'avevamo messa all'inizio, che è questa qua giù, che ha tutta la sua gerarchia perché l'abbiamo creata con gli estrudi. Questo invece è per conto suo, quindi questo magari che lo chiamo gancio, è ancora senza il genitore, quindi lo seleziono, seleziono l'altro bone che voglio che sia il genitore con lo Shift, Ctrl P e stavolta scelgo Keep Offset. Quando avete creato un po' di ossa è sempre una buona idea andare in pose mode e provare se funziona. Quindi se prendo la base e la ruoto, tutto quanto ruota. Ovviamente no, non fa niente alla mia gru ancora, sto solo provando se il rig funziona. Il gancio segue la rotazione del genitore. Magari è anche il momento nel quale possiamo andare, scegliamo prima XYZ, ruota attorno all'asse Y, allora abbiamo detto Y per primo, blocco gli altri. La location certo che la voglio poter spostare, anzi in realtà quello che ruota è questo qua sopra, quindi questo non voglio che ruoti, però voglio magari che possa sia scalare per ingrandire e rimpicciolire l'intera gru, sia essere portato in giro. In realtà lasciamo una rotazione, vediamo, sì, perché potrei comunque voler ruotare la base visto che è quadrata. Quest'altro avrà quindi probabilmente le stesse caratteristiche, quindi questo è YXZ, perché è praticamente uguale. Voglio che ruoti solo sull'asse Y, quindi blocco gli altri due. In questo caso non voglio che sia possibile né scalare, spostare già non è possibile, e quindi adesso quando premo R sono sicuro che può ruotare solo qui. Invece quest'altro deve poter ruotare. Prima scelgo XYZ e poi vado a vedere. Deve poter ruotare sul suo asse Y di sicuro, ma sì, voglio che ruoti anche sull'asse X, mentre sull'asse Z no. Allora blocco questo e blocco anche la scala. Siccome l'asse principale di rotazione è l'Y, non lo voglio come primo. L'asse di rotazione secondario è la X, quindi mettiamo prima la Y. E in mezzo lasciamo quello che non usiamo, quindi scegliamo YZX. Questa è una sottigliezza che può venirvi utile più avanti, diciamo. Per ora è solo un consiglio. Questo voglio semplicemente, prendiamo di nuovo, cerchiamo di capire, voglio che faccia solo questo movimento qua e quindi blocco tutto il resto. Quest'altro invece deve ruotare, vediamo, va bene che faccia questo, questo non va bene. E questo non va bene perché per come ho strutturato il gancio non va bene che vada a destra e a sinistra. Questo
Quindi anche qua X è il primo, mi va bene, lo lascio così. Allora, questo è il mio rig base. Quello che dobbiamo fare adesso è associare i vari oggetti alle singole ossa. Questa armatura ovviamente è ancora non ancorata a niente. La relazione è che il pezzo deve seguire l'armatura. Un modo di farlo è venire qui nelle opzioni del singolo pezzo. Vedete che c'è un genitore, quindi relations parent. Io posso qui scegliere la mia armatura, l'ho lasciata col nome Armature, e se qua scelgo Bone come tipo di parenting, posso assegnare un certo osso e, come vedete, questa lista si riempie con i nomi delle ossa che ho dato. Ecco perché è importante dargli dei nomi sensati. Se io adesso scelgo Base, come vedete, è già successo che è cambiata di posizione. Semplicemente perché l'orientamento dei bone non viene mostrato normalmente, ma anche i bone hanno il loro orientamento. Se io entro in Edit Mode, questo osso e ognuno di loro ha un suo orientamento nello spazio. Lo possiamo vedere sempre in Viewport Display, noi possiamo mostrare gli assi. Quando adesso mi faccio mostrare l'asse, scopro che il bone, per come è messo adesso, vedete, ognuno ha disegnato l'asse, e vedete, l'asse Z dell'osso non è l'asse Z del mondo. L'asse X invece lo è, l'asse Y ovviamente si è ruotato come si è ruotato l'asse Z. Quindi, in pratica, siccome l'osso in questo momento è orientato, anche se a noi non sembra, ma è orientato con l'asse Z disteso, l'informazione che passa al mio oggetto esterno è che deve avere l'asse Z disteso e quindi è per quello che l'intera gru si è spostata, perché il cubo iniziale, il primo cubo della gru, questo, anche lui ha gli assi e posso eventualmente anche in questo caso andare a farmeli mostrare sotto Viewport Display anche qui e questo ha l'asse X in questa direzione, l'asse Y in questa e l'asse Z che quindi punta di qua. Quello che è successo facendolo diventare figlio del bone è che il suo orientamento è diventato quello del bone. Adesso tiro via qua l'asse, quindi giustamente si è girato. Ho due strade, o ruotare l'oggetto, dovrei ruotarlo in maniera tale che torni diritto con questo meno 90 e in questo modo adesso, se vado in pose mode e comincio a ruotare l'osso, si comporta esattamente allo stesso modo e fa quello che voglio. Porto in giro, funziona. In realtà la cosa migliore sarebbe stata aver creato quest'osso di base già nella sua posizione. Si può modificare un rig, non è un problema. Adesso ripristino questo com'era. Se io torno nel mio rig, vado in Edit Mode, devo semplicemente, adesso che gli assi dell'osso sono visibili, devo orientarli nello stesso modo in cui sono orientati nel mondo. Per cui dovrei prendere la coda dell'osso e portarla giù per terra e in questo modo sarebbe orientato nel modo giusto. Ovviamente, come vedete, mi sta spostando tutto quanto. Perché? Perché queste due ossa sono connesse e quindi rimane attaccata. Si può avere una situazione simile a quella che abbiamo qua. Facciamo in modo che questo sia sì figlio, ma non collegato. Per farlo, bisogna staccare il bone. Quindi trasformarlo, diciamo, da connected a keep offset. Basta selezionare l'osso in questione, che adesso è connected. Se ci faccio tasto destro, c'è split. Adesso questo qui, il genitore, può essere ruotato senza che il figlio lo sia. Verifichiamo il parenting e, come vedete, ha perso la parentela. Quindi di nuovo seleziono Ctrl P, Keep Offset e adesso ho ricreato la parentela. Provo ad andare in Pose Mode e a parte che vediamo subito che la gru è tornata al suo posto, adesso questo può ruotare. Ovviamente devo dire che è l'asse Z quello che può ruotare. Se appunto, quindi vedete, adesso può ruotare. Può essere spostato in giro e finalmente funziona. Possiamo vedere che anche la posizione non è più la stessa perché quello che comanda è la posizione di questa coda come origine del mio oggetto principale. Di conseguenza, di nuovo vado in Edit Mode e faccio in modo che sia messo, per esempio, qui, per maggior pulizia, maiuscolo S,
cursor to word origin, seleziono questa pallina finale, maiuscolo S, selection to cursor, e adesso è finita lì. Se esco da edit mode, finalmente posso vedere che è finita al suo posto. Sono in post mode, porto in giro questo, ma che è successo? Ha perso il parenting, gli altri pezzi. Niente di grave, lo ricreo di nuovo in edit mode, devo prendere queste due ossa, Ctrl P, connected, perché stavolta lo sono, riprovo. Provate sempre i rig fino a quando non vedete che funzionano. Devo connettere gli altri oggetti. Avrò lo stesso problema con gli orientamenti. Il braccio principale adesso dovrei fare la stessa cosa. Non è più figlio di questo cubo, ma lo devo far diventare figlio dell'osso. Quindi tiro via questa parentela, scelgo armature, la stessa cosa che mi ha fatto prima, bone, e braccio principale è il bone. E di nuovo ho lo stesso problema. Procedendo in questo modo è molto scomodo. C'è un altro modo che ci rende la vita più facile. Volevo comunque mostrarvi questo per capire anche come fare ad aggiustare e cercare di capire i perché. Non abbiate paura, se gli oggetti si spostano dovete cercare di capire il motivo, risalire e aggiustare eventualmente il rig di conseguenza. C'è un modo più semplice che non ci sposta le cose. Dovete selezionare l'oggetto che volete far diventare figlio di un qualche osso. Poi con il maiuscolo selezionate anche l'armatura. Andate in pose mode sull'armatura. Adesso potete selezionare un osso dell'armatura, ma vedete che è rimasto selezionato l'oggetto originale. E possiamo premere, dopo aver selezionato l'osso che ci interessa, possiamo premere Ctrl P e scegliere Bone. Adesso quindi abbiamo creato un parenting e non si è spostato niente. Vedete, adesso questo può ruotare e funziona. E quindi facciamo la stessa cosa anche per gli altri. Quindi esco in object mode, seleziono questo oggetto, seleziono l'armatura, vado in pose mode, seleziono l'osso, Ctrl P, bone, e faccio la prova, perché tanto sono già in pose mode, faccio la prova e funziona. Muovo questo qua sotto e funziona. Facciamo l'ultimo, seleziono il pezzo, seleziono l'armatura, in pose mode, seleziono l'osso, Ctrl P, bone, e adesso verifichiamo. Qui funziona, ed ecco che ho fatto. Cosa mi manca? Mi manca il fatto che questo per ora non è associato. Lo vorrei associare, ma l'ho già associato alla base, no? Perché la base mi fa ruotare questa parte. E questo oggetto qui adesso non so bene cosa fare. Ho due strade. Potrei spezzare, ovviamente, come ho fatto finora, questo oggetto. Ma io volevo farvi vedere appunto come un rig può essere utile per spostare anche pezzi diversi all'interno di uno stesso oggetto. Non sono obbligato a creare un nuovo oggetto ogni volta. Anzi, come faccio a distinguere quale parte dell'oggetto deve ruotare con due ossa diverse? Perché appunto questo è un oggetto unico. È sufficiente creare dei vertex groups con lo stesso nome dell'osso che voglio muovere. Questo osso si chiama rotazione base. Se io premo F2, copio rotazione base come nome, se adesso esco in Object Modes, in questo oggetto qui, creo un nuovo vertex group di nome rotazione base. Adesso l'ho creato, ma nessun vertice gli è stato assegnato. I vertex group sono, come dice il nome, dei gruppi di vertici, cioè posso selezionare dei vertici della mia mesh e dirgli che hanno un certo nome. Se entro in Edit Mode adesso, seleziono la parte, i vertici appunto che voglio che siano manipolati da questo osso, e devo semplicemente controllare che questo weight sia 1, poi vedremo cosa vuol dire, e fare assegna. Posso alla stessa maniera, quindi guardiamo il nome di questo braccio principale, entrare in edit mode, faccio un nuovo gruppo che chiamo braccio principale, inverto la selezione e assegno tutti questi vertici. Mi sa che avevo lasciato, sì, vedete, avevo già selezionato queste due facce per sbaglio. Guardate, se voi volete vedere chi è assegnato a un certo vertex group, potete cliccarci sopra e premere select. Come vedete, ho fatto un errore, ho assegnato a rotazione base questo, ma siccome avevo una selezione da prima, gli ho assegnato anche quello là sopra. Allora, niente di grave, basta toglierglielo. Quindi, se io adesso seleziono queste facce, posso premere nel gruppo rotazione base remove, e adesso se faccio di nuovo select su rotazione base, vedete, ho solo queste, quindi si possono assegnare e togliere
le facce, i vertici in realtà, non le facce, a certi gruppi. Quindi adesso seleziono questo e lo assegno a braccio principale. Adesso, se voglio fare in modo che due pezzi di una mesh usati appunto con i vertex group vadano a essere influenzati da un'armatura in base ai nomi delle ossa, non devo più usare lo stesso tipo di parenting che ho usato prima. Lo faccio non più da pose mode, osso per osso, vado adesso a selezionare questo primo oggetto e l'armatura per ultima, e faccio un parenting. E scelgo Armature Deform. Se scegliete il primo, Armature Deform e basta, appunto Blender userà i nomi che trova in questo oggetto qui come nomi di ossa. E quindi se adesso vado in Pose Mode, quando ruoto questo osso, ruoteranno i vertici che hanno questa assegnazione. Quando ruoto quest'altro, ruotano i vertici che sono assegnati al gruppo con lo stesso nome dell'osso. Quindi sono due modalità diverse. Il parenting osso per osso funziona con gli oggetti, quindi potete dare un oggetto. Invece, per fare quest'altro tipo di parenting, invece, bisogna associare gli oggetti uno all'altro. Quello che è successo in pratica è che Blender, nel mio oggetto che è pilotato dall'armatura, ha aggiunto questo modifier armature. Come vedete, negli altri non c'è. Perché in pratica gli altri oggetti sono pilotati dall'osso come figli diretti dell'osso. Invece questo, l'intero oggetto ha questo deformatore armature che usa, infatti vedete, bind to vertex groups, cioè usa i vertex group del mio oggetto, questi, come modi per capire quali parti della mesh si devono spostare in base a quali ossa. E come vedete non è necessario che siano definite tutte le ossa, perché siccome il mio oggetto qua non le possiede tutte, posso anche assegnare solo quelle che mi servono. Quindi se io adesso qua vado in pose mode e muovo questo, come vedete ruota questo qui, mentre invece quando ruoto questo, ruota la base. Il fatto che ruotino anche quelli sopra è semplicemente perché questo bone fa ruotare questo e questo fa ruotare le facce di quell'altro. Se io non avessi la relazione padre-figlio tra queste due ossa, posso andare un momento a spezzarla in edit mode. Se io qua adesso annullo il parenting con Alt P faccio clear parent e glielo cancello, adesso torno in pose mode, siccome non è più parent, se adesso ruoto questo, vedete, ruota solo la base. Se muovo questo, si muovono gli altri vertici e fa le cose che avevo previsto. La relazione tra i bone, che adesso ricreo, quindi da questo a questo, Ctrl P e scelgo connected, la relazione tra i bone poi determina il movimento dei vertici. Ma appunto non sono più gli oggetti, i vertici a essere figli uno dell'altro, sono i bone. E quindi questi adesso pilotano tutto quanto. L'aspetto interessante di questo tipo di parenting con pezzi di un oggetto è che io posso assegnare anche ai miei vertex group solo in parte alcuni vertici a certe ossa e quindi magari risolvere problemi come questo. Cioè vedete qua c'è una deformazione e ovviamente questo cubetto se ne esce, no? La cosa potrebbe essere risolta in questo modo. In Edit Mode adesso seleziono la parte qua sotto, la rendo anche un po' più piccola in maniera che se ne stia per bene dentro al cerchio. Nei miei vertex group posso magari eliminarla da rotazione base, sì, scusate, da braccio principale. Se io la rimuovo da braccio principale adesso vado a cambiare la posa di questo osso, non si spostano più quegli otto vertici del cubo sotto e si spostano solo gli altri e si crea anche questa deformazione, che magari non è la soluzione migliore in questo caso, però è il modo in cui funzionano i rig dei personaggi e di tutte le cose organiche, nel quale i vertici di una stessa mesh, vertici collegati tra loro, vengono spostati da ossa diverse e si creano quindi delle deformazioni. Io posso anche assegnare i vertici con un peso minore. Vedete, c'è questo weight da 1 a 0,5. Per esempio, se io selezionassi tutto questo, i vertici di questo bordo e li assegnassi con peso 0,5 al braccio principale, adesso che succede? Che quando muovo
questo braccio, quei quattro vertici lì si muovono insieme al braccio principale, ma un po' meno di prima, e quindi la deformazione è minore. Ovviamente non mi risolve del tutto la situazione qui, però posso, per esempio, gestire delle rotazioni minime senza che l'oggetto si rompa, diciamo. Quindi rispetto a prima, un pochino può funzionare. È solo un esempio e delle cose più complesse bisognerà vederle in un'altra occasione. Ma per farvi capire che il peso può essere assegnato in modo diverso, per cui potrei prendere anche questo loop e assegnarlo a braccio principale con 0,5 invece che come prima che era assegnato con 1. E quindi di nuovo, piano piano, giocando con questi pesi diversi per i vertici, posso ottenere delle deformazioni con risultati diversi. Perché prenderci la briga di fare tutto questo? Perché i Bone hanno la possibilità, per esempio, oltre a ricordare la forma base, potremmo anche ricordare delle forme diverse. Quindi, se a me interessa questa posizione, salvarla da qualche parte, seleziono tutte le ossa. Qui sotto Pose Library posso creare una nuova libreria di pose, gli posso dare un nome, non è necessario ovviamente, e posso creare questa nuova posa. La chiamo allungato e ho creato questa posa con tutte le ossa selezionate. Allo stesso modo, se adesso ripristino tutto quanto, questa è la posa base. Non mi serve salvarla in realtà perché la posa base è già pronta, però magari adesso posso prendere quest'altra, seleziono tutto e creo una nuova posa che posso chiamare ripiegato. Adesso con tutte le ossa selezionate, se clicco su allungato e premo la lente, torna nella versione che era quando era allungato. Se clicco ripiegato, torna su ripiegato. Attenzione a selezionare sempre tutte le ossa, sia quando salvate che quando la rileggete, perché in realtà noi possiamo assegnare solo a certe ossa. Quindi se io adesso seleziono solo questo, vado su allungato e premo la lente, viene assegnata la posa prevista per quell'osso in allungato, ma solo a quest'osso, e quindi dovrei farlo su tutti quanti per ricrearla tutta. La cosa più semplice è selezionare sempre tutte le ossa, sia prima di salvare che quando poi vado a vedere l'anteprima. Le pose rendono più semplice l'animazione, per cui appunto potrei nella posizione 0 ripristino tutto quanto, salvo con la I Location, Rotation e Scale di tutte queste ossa, al fotogramma 20 carico allungato e faccio I Location, Rotation e Scale, al fotogramma 40 carico ripiegato, I Location, Rotation e Scale, ed ecco che ho la gru che va nelle varie posizioni e posso fare un'animazione in maniera molto più semplice rispetto a prima perché appunto ho delle pose salvate. Questo è molto comodo in animazione. E dopo ovviamente un rig mi offre tante altre funzioni avanzate che è un po' presto per spiegarle tutte in questo video, ma una molto utile e che si usa ogni tanto è attraverso l'uso di questi constraint. Vedete che c'è questa vocina in pose mode per le ossa. Per esempio, se seleziono questo osso e scelgo il constraint che si chiama Inverse Kinematics e decido una lunghezza della catena, quindi ho due braccia da spostare, magari tre, proviamo. Due, con due braccia da spostare, adesso questo osso ha la location bloccata, gliela sblocco e se sposto questo osso si sposta da solo anche l'altro. Se allungo la catena a 3, si sposta anche l'altro ancora. Ovviamente non riesco ancora a far ruotare l'altro, potrei portare la catena a 4 e cominciare a spostare anche l'altro. Ovviamente, come vedete, non rispetta tutte le regole che gli ho detto di rispettare, però capite che è un modo molto più facile di mettere in posa una gru, poter semplicemente prendere l'ultimo pezzettino, metterlo dove deve andare e tutto il resto segue di conseguenza. È difficile da controllare, come vedete si sta ripiegando, eccetera. Questi sono argomenti più complessi, ma è solo per presentarvi Alt-R, Alt-G, Alt-S, come al solito, un motivo per il quale potrebbe essere utile avere un rig invece di animare a mano, diciamo, o comunque di spostare gli oggetti con la tecnica che vi ho fatto vedere nell'altro video. Nel momento in cui avete fatto un rig e avete imparato a usarli, vedrete che preferirete spesso fare dei rig anche per delle cose molto semplici, come magari una porta o qualcosa del genere. Imparare i rig vale la pena,
soprattutto appunto per questioni di animazione e di praticità di molte cose. Spero di avervi dato le informazioni base per poter utilizzare dei rig. Ovviamente l'argomento è molto vasto e questa è solo la punta dell'iceberg. Avrò modo di fare eventualmente altri video su altri aspetti del rigging, che è una cosa molto interessante. Grazie e alla prossima!